ora stiamo parlando di un 2-0 assolutamente meritato, con tanti episodi a sfavore, soprattutto questa sconfitta è dovuta al mio errore, soprattutto al mio retropassaggio, per cui l'abbiamo perso, se no staremmo a parlare di una ben altra partita, perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo poi in 10 abbiamo reagito, abbiamo buttato su ogni pallone dopo il mio errore, e quindi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Avrei dovuto leggere prima quella situazione e vedere che non era possibile giocare a calcio perché la palla si fermava, e quindi siccome non ce l'ho nelle corde di buttare sempre via la palla, allora giustamente per giocare col portiere gli ho dato un po' troppo debole la palla e ho fatto uno sbaglio clamoroso, e la squadra comunque poi ha reagito e non, abbiamo avuto anche un calcio di rigore a favore, però l'arbitro non ha visto. Se prende un gol così sì, ti spezza la partita, perché assolutamente dal mio sbaglio poi è difficile riprendere questa partita, soprattutto se sei in 10. Le espulsioni possono capitare nel calcio, purtroppo lo sbaglio mio non deve capitare, soprattutto a me magari che ho un po' di più di esperienza, non può capitare. Mi scuso con i miei compagni, con tutti quanti, perché non me lo sarei mai aspettato di fare un errore del genere, mi servirà da lezione sicuramente. Continueremo a fare le nostre partite, le nostre prestazioni, come l'abbiamo fatte anche oggi, sicuramente con un po' più di attenzione, con un po' più di testa, con meno nervosismo, come avete detto voi, che poi non era nervosismo, però l'arbitro, lasciamo perdere, oggi non voglio parlare perché sennò avrei da trovare alibi, non voglio trovare alibi, quindi dobbiamo proseguire su questa strada e basta. Penso che sia venuto fuori una grossa personalità anche a questa squadra, perché questa squadra nei momenti difficili tira fuori un qualcosa di più che ha sempre dimostrato in tutte le altre partite, come quella col Bari e adesso in tante altre, ma è stato sempre così il nostro cammino, il nostro percorso, e quando ci troviamo in difficoltà diamo sempre ancora di più il 100%, quindi devo solo fare i complimenti anche con la inferiorità numerica, col mio sbaglio che ha portato l'1-0, e hanno reagito molto, molto bene i ragazzi.